Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Focus Sanità. Come sapete, ogni settimana cerchiamo di portare alla luce quelle che sono le situazioni che stiamo vivendo a causa della pandemia. In particolar modo, da questo lunedì vi sono state una serie di riaperture che hanno visto il coinvolgimento anche di bambini, oltre che di altri settori. Infatti, si pensa che siano in realtà oltre 6 milioni di bambini che sono ritornati sui banchi. Ma quali sono i rischi che corrono questi bambini? Questa sera ne parleremo con il professor Felice Nunziata, direttore dell'UOC di pediatria dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Professore, vorrei partire con una domanda di carattere generale e dunque vorrei capire qual è il suo ruolo e di cosa si occupa nello specifico. Il mio ruolo, sono primario di pediatria, è una dizione che mi piace molto, anche se oggi è un po' desueta. Infatti si parla di direttore della struttura complessa. Un tempo si diceva primario della divisione di tal dei tali, nella fattispecie di pediatria. E il mio ruolo è quello di coordinare e sovraintendere il reparto che consta, il mio, quello dell'azienda ospedaliera a rilevanza nazionale che dirigo, di 12 unità mediche e più 18 infermiere. Noi abbiamo anche un pronto soccorso pediatrico, abbiamo diverse strutture che si occupano, substrutture, nell'ambito della struttura complessa, perché si dice così, che si occupano di varie specialità, subspecialità di pediatria. Se vuole poi ne possiamo anche parlare. Quindi vuole che io Assolutamente. le parli? Sì. Bene. Il fiore all'occhiello, a parte il pronto soccorso, che è il front office del reparto praticamente, che in epoca pre-Covid faceva 15.000 accessi di pronto soccorso, per un ospedale generalista come il nostro era una condizione esageratissima. Eravamo secondi soltanto al Santo Bono, ma il Santo Bono, come lei ben sa, è un ospedale prettamente pediatrico, per cui non possiamo rivaleggiare con un ospedale specifico di pediatria, ma po potremmo rivaleggiare soltanto il nostro benchmark è un'altra azienda ospedaliera, tipo quella di Avellino, quella di Benevento di Salerno. Noi li battevamo molto molto facilmente. Dopo, nell'epoca Covid, le condizioni per tutti i reparti pediatria, per tutti i reparti pediatria italiani e non solo, le cose sono completamente cambiate. Le faccio soltanto un esempio. Aprile 2019, 1.500 accessi di pronto soccorso. Aprile 2020, 142. Il Santo Bono è sulla stessa falsariga, naturalmente con numeri un po' più alti, ovviamente, ma perché le divisioni di pediatria si sono completamente svuotate nell'epoca del Covid. Vuoi per la paura di portare il bambino in ospedale, vuoi per le condizioni del distanziamento sociale, la mascherina, per cui la miscelanza dei vari virus e batteri, soprattutto respiratori, nel periodo epidemiologicamente positivo per malattie respiratorie, quali essere il periodo invernale e primaverile, praticamente si sono azzerate. E noi vediamo soltanto bambini gravissimi. Arrivano in ospedale bambini gravissimi. Adesso la condizione si è un po' modificata. Stiamo ritornando piano piano ai livelli occupativi del reparto precedente, più o meno in epoca pre-Covid, però stiamo ancora soffrendo da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece quello che diceva a proposito di quello che contempla il mio reparto, oltre al pronto soccorso, come le dicevo, dove non accedono però i traumi importanti e le ferite, è ovvio, perché vanno indirizzate al pronto soccorso degli adulti, spesso c'è una confusione e noi siamo perdenti. Io, mi fa piacere parlare dalla vostra tribuna, che so essere molto vasta, raggiungere molta opinione pubblica anche, per cui è opportuno che io dica proprio questo. Spesso i bambini portano direttamente sopra, perché noi abbiamo il pronto soccorso che sempre in epoca Covid è stato
prima era negli stessi locali del pronto soccorso generale, adesso invece lo abbiamo all'inizio del nostro reparto, quindi al primo piano. Spesso vengono confuse le condizioni che devono far accedere al nostro pronto soccorso, basta che si tratti un bambino e vengono da noi, per cui talvolta poi dobbiamo spostarli questi bambini con l'utenza che non è completamente contenta, ma non è colpa sicuramente della pediatria. Per quanto riguarda sempre, cerco di dirlo adesso perché ho fatto parecchie premesse, abbiamo anche un centro di diabetologia ed endocrinologia pediatrica che è ad altissimo livello, in Campania ce ne sono soltanto tre. Noi, quello della Federico II e quello della Vanvitelli, per cui noi andiamo ad accompagnarci a queste che sono le strutture universitarie. E a tal proposito mi preme dire una cosa che mi fa molto piacere, mi riempie di orgoglio. Quando vanno negli altri ospedali i bambini che hanno un problema di diagnostico anche, e quindi sono neodiagnosticati per il diabete di tipo giovanile o di tipo primo, praticamente poi vengono stabilizzati e mandati a uno dei centri di cui parlavo prima. Noi invece li seguiamo, addirittura il Santo Bono. Se tu hai un bambino con una condizione che può sottintendere un diabete giovanile, praticamente viene stabilizzato, fatta la diagnosi, stabilizzato e poi inviato ai centri universitari. Invece noi arriviamo in pronto soccorso, facciamo la diagnosi e poi lo seguiamo. Quindi diamo all'utenza qualcosa in più da questo punto di vista. Poi ci sono i vari ambulatori di gastroenterologia pediatrica, di allergologia pediatrica, di reumatologia pediatrica e l'ultimo, ma non per ultimo come importanza, è quello di ematologia pediatrica, che funziona molto molto bene. Tra l'altro noi facciamo, quando c'è bisogno di fare una sedazione per delle indagini tipo risonanza magnetica cerebrale, nel bambino piccolo spesso non facciamo manco intervenire gli anestesisti, ma facciamo una sorta di anestesia noi, che si chiama sedazione procedurale, e se ne occupa un mio collaboratore che è effettivamente molto bravo, e quindi evitiamo di dare molto anestetico al bambino. Infatti lo facciamo con un MAD nasale, per cui funziona molto bene, quindi da questo punto di vista veramente siamo, guardi, io sono nemmeno da 2 anni qua, prima facevo il primario in Irpinia, per cui la cosa che mi fa molto piacere sempre è come cappello a quello che è l'introduzione al mio reparto, e che siamo anche un reparto universitario, per cui il sottoscritto professore alla scuola di specializzazione di pediatria, e noi abbiamo gli specializzanti che fanno a gara, cioè il direttore della specializzazione, il professore Perrotta, ormai devono sorteggiarsi, perché tutti vogliono venire presso la nostra struttura. Questo veramente mi fa molto molto piacere, e ne pubblichiamo su riviste insieme a loro, su riviste internazionali, veramente con impact factor molto alto, quindi siamo tutti molto contenti. Il Covid ci sta un po' snaturando, ma noi cerchiamo di essere più forti del Covid. A proposito del Covid, volevo dire un'altra cosa. Scusi se poi non la faccio parlare, però penso che io debba illustrare un po' con quello che facciamo. Siamo stati scelti dalla Regione per la somministrazione dei monoclonali, si fa tanto parlare di monoclonali per il Covid, dei monoclonali in pediatria. Beh, questo è un qualcosa di grande orgoglio. Sì. Ecco, siamo stati scelti e non abbiamo ancora cominciato, però di qui a brevissimo la delibera è uscita dalla Regione, siamo stati individuati, per cui ci stiamo attrezzando. Professore, lei ha menzionato una serie di patologie che purtroppo in epoca Covid sono state, insomma, gli ingressi sono diminuiti a causa di queste problematiche. Come ad esempio il diabete pediatrico. No, scusi, forse non sono stato molto chiaro. Per il diabete pediatrico, per le malattie un po' più particolari, per le malattie molto gravi, non si è ridotto affatto l'accesso. Addirittura
non vediamo malattie respiratorie che la facevano da padrona per quanto riguarda l'accesso in pediatria, ma vediamo tutte malattie molto più importanti. Tra queste malattie molto importanti c'è sicuramente l'incidenza aumentata del diabete giovanile, che comunque vediamo. E dunque, da questo punto di vista, l'accoglienza ai più piccoli ha subito delle modifiche. Le immagini che abbiamo visto nell'ultimo periodo, insomma, sono quelle di immagini bardati, di medici bardati dalla testa ai piedi, e quindi è impossibile intravedere il viso di un dottore. Come approcciate i bambini in questo periodo? Ah, bisogna fare un po' di chiarezza su questo. Intanto noi non siamo reparto Covid. Non siamo reparto Covid, per cui ci bardiamo quando abbiamo un sospetto. Perché poi noi facciamo, per fare dare accesso per un ricovero, facciamo fare al padre, la madre, al genitore, un genitore, più il bambino che deve essere ricoverato, il tampone. Altrimenti non possiamo permetterci di mettere dentro un soggetto, sia esso quello ricoverato o il caregiver, praticamente che potrebbe poi contagiare tutto il resto, sia dei soggetti ricoverati ma anche degli operatori. Per cui noi ci proteggiamo con le mascherine, naturalmente. Quando si fa il tampone ci si barda e ci orienta a questo punto di vista. Per quanto riguarda quando saremo chiamati a somministrare, perché si farà ambulatorialmente, perché non siamo, ripeto, reparto Covid, ma quando saremo chiamati, nella fattispecie il sottoscritto, soprattutto lui, a somministrare i monoclonali in un soggetto arruolato, che deve avere particolari requisiti, se vuole poi dopo vi posso anche menzionare, in quel caso, siccome si tratta di un soggetto contagioso, perché c'è il Covid in atto, è ovvio che in quel caso bisogna bardarsi come si vedono tipo astronauti anche per televisione. I bambini, rispetto a quello che era prima, che ci vedono con le mascherine, non super bardati, per la verità, dopo un impatto iniziale, adesso non si nota manco più questa grande differenza, anche perché un bambino, per quanto ricoverato, se ha più di 6 anni deve mettere la mascherina lo stesso. Quindi è una condizione reciproca che non ci fa apparire dei lunari. Ecco, questo sicuramente. Sì, questo tipo di preoccupazione è anche normale averla, avere in particolar modo anche un'attenzione verso i più piccoli. Ma questo sicuramente, perché le critiche, come lei sa, fa questo mestiere, sicuramente ne ha al corrente. All'inizio si è criticato moltissimo il tempio della sanità lombarda, che tutti guardano la sanità lombarda meravigliosa, tutto quanto, ospedaliere, cliniche, però poi dopo ha avuto delle defaillanze incredibili dal punto di vista territoriale, che comunque abbiamo sempre avuto noi. Non si discute, però la strideva perché la grande Lombardia, la grande sanità della Lombardia. Naturalmente adesso, con questa situazione storica che viviamo, praticamente l'attività territoriale ha avuto una spinta in su notevole. Sono state anche attivate le USCA, che sono quelle unità speciali, particolari, cose. Quindi se diciamo questa criticità, da una criticità si può migliorare, naturalmente se non ci adagiamo, poi domani finisce l'epidemia e poi continuiamo a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, non ci ha insegnato niente. Quindi sicuramente se prendiamo nel verso giusto quello che ci sta insegnando questa epidemia, che naturalmente ci sta massacrando da tutti i punti di vista, sia sociali sia economici, ma anche dal punto di vista sanitario, sicuramente, perché la gente muore ancora, e questo non possiamo dimenticarlo. Se questa criticità non viene persa, sicuramente ne potremmo uscire più forti. Non voglio dire più buoni, ma sicuramente più forti, perché più buoni, lascio ai buonisti questa espressione. Professore, per quanto riguarda invece la pandemia, crede che questa abbia mutato o in qualche modo muterà l'organizzazione delle cure primarie e della medicina del territorio? Ripeto, faccio il corollario al discorso che abbiamo terminato poc'anzi.
Sì, però che non rimangano naturalmente nel mondo dei sogni, perché se c'è un orientamento deve essere attuato, perché se no parliamo e sono soltanto enunciazioni di intenti. Per cui se le cose del governo vengono messe in atto e veramente non sono sull'onda della cosa perché l'ha detto, oh, ma così non si fa, certamente rimarrebbe una lettera morta, per cui non sarebbe il caso. Se invece, ecco, a proposito dei vaccini, possiamo parlare dei vaccini. Nei vaccini all'inizio siamo partiti malissimo. Siamo partiti malissimo perché i centri vaccinali non erano adeguati, non erano organizzati in modo ottimale. Poi, mentre si organizzavano bene i centri vaccinali, per fare un piacere ai Novavax sono usciti gli effetti non, indesiderati di alcuni tipi di vaccini, se vuole poi ne possiamo parlare. Ma onestamente noi dobbiamo uscire da questa condizione che ci sta deteriorando da tutti i punti di vista. E allora l'unica possibilità, l'unica arma che abbiamo è il vaccino. Sappiamo perfettamente che su larga scala l'incidenza di qualche effetto indesiderato esiste. Io non faccio adesso il qualunquista dicendo che sì, se esco dall'ospedale ho la probabilità di essere investito maggiore se faccio la vaccinazione con la trombosi. Sono delle situazioni che lascio un po' col tempo che un'ecatombe, una catastrofe, per cui la scienza è andata avanti, ma la scienza va avanti anche per esperienze, per cui adesso ci stiamo facendo queste esperienze. Ci si potrebbe dire, ma ci facciamo la scienza, si fa l'esperienza sulla pelle degli altri. È normale che sia così. Ahimè, ahimè. Lei ha anche menzionato la questione vaccini. Ci sono delle differenze tra i vaccini, perlomeno per ciò che ritengono i Novax, credono che siano un semplice putpurrì di medicinali. No, come no? Guardi, che il sottoscritto è stato nella prima cinquina, perché non si può dire io sono il primo vaccinato, queste non esistono, queste primigeniture, la prima cinquina degli operatori sanitari vaccinati in questa azienda. Naturalmente in quella domenica tutti in Italia cominciavano alle 10 come se una specie di Big Ben scandisse questo inizio. Ho fatto anche la seconda, il richiamo, e i miei anticorpi ovviamente sono stati molto alti, poi mano a mano decrescono, perché devono decrescere per forza, perché non sono gli anticorpi, cioè il tasso anticorpale, che peraltro deve essere alto, poi normalmente deve scendere, quelli sono quelli degli anticorpi neutralizzanti che difficilmente possono essere testati se non in alcune condizioni particolari, soprattutto in istituzioni particolari. Ma è la memoria immunologica quella che deve sempre funzionare. Per valutare il mio stato anticorpale, che sicuramente, che stamattina tra l'altro ho anche testato, perché a campione tutti i vaccinati, ma un gruppo, sempre a campione, come dicevo prima, su un gruppo si valuta proprio la discesa com'è, se è repentina, proprio perché, come prima dicevo, gli studi non sono ancora ampi, per cui ci stiamo facendo tutti quanti un'esperienza. Per vedere bene se i miei anticorpi funzionano, dovrei avere contatto con un malato. Dopodiché, se non mi ammalo, e non mi dovrei ammalare, altrimenti il vaccino avrebbe perso di forze. Dopo, facendomi un prelievo, i miei anticorpi dovrebbero salire immediatamente. Questo farebbe capire la bontà della vaccinazione. Ecco, questo come principio. Per quanto riguarda la sua domanda, invece, i vaccini funzionano, altro che se non funzionano. Prova ne sia, la piccola Israele adesso è tornata alla normalità, perché là quasi tutti sono vaccinati. La Gran Bretagna, dove all'inizio c'era una situazione terrificante, morivano un sacco di soggetti, anche il premier era addirittura un quasi negazionista. Poi adesso invece sta ritornando alla vita normale, alla vita sociale, perché senza abbassare la guardia, però sta tornando, le riaperture ci sono,
perché sono la stragrande maggioranza della società inglese è stata vaccinata. Per cui come facciamo a dire che non funzionano i vaccini quando con esempi lampanti le comunità vaccinate possono ritornare facilmente, non ci sono più morti, o la riduzione dei morti è notevolissima, e noi invece stiamo ancora piano piano salendo da questo punto di vista. Poi per arrivare alla herd immunity, o come in modo molto volgare per la verità viene chiamata l'immunità di, cioè, viene, è una traduzione piuttosto diciamo tra virgolette volgare della anglosassone herd immunity. Io preferisco chiamarla immunità di gruppo, perché immunità di gregge mi sembra talmente pecore, tante pecore, che non mi ci assimilerei a questo. E quindi siamo ancora molto lontani dall'immunità di gruppo, per la verità. Per le patologie si raggiunge l'immunità di gruppo, non per tutte le vaccinazioni, c'è cioè il 70, l'80, il 90%. Quindi, per quanto riguarda il Covid, dovremmo arrivare almeno al 75%, 70-75%. Si pensava anche un poco meno, per la verità, ma con le varianti la condizione è un poco peggiorata, per cui se arrivassimo al 70-73% avremmo raggiunto l'immunità di gruppo. Altre malattie, faccio un esempio, per il morbillo, per esempio, per avere l'immunità di gruppo dobbiamo arrivare al 95-96%. Quindi, vede, il morbillo, che è una malattia che pensiamo di più nell'immaginario collettivo che sia una malattia scomparsa, se noi non facciamo le vaccinazioni riprende anche il morbillo, perché ogni tanto ci sono dei gruppi di soggetti, dei cluster, che non, tipo extracomunitari, tipo Rom, che non si sono vaccinati, per cui in alcuni gruppi si può avere questa condizione di malattia. E naturalmente se non sei vaccinato succede che ti prendi la malattia e ti allarghi sempre di più. Molti parlano di RT, famoso RT, per cui quando dovremmo scendere sotto l'unità. Che significa l'RT? Per il Covid l'RT è che un soggetto contagia due e poi si sale naturalmente. Sempre per la similitudine col morbillo, pensi che contagiosità ha il morbillo. L'RT del morbillo è a 25, per cui ogni soggetto, un'unità contagia 25 soggetti, quindi per cui vale la pena di fare le vaccinazioni. E sempre a proposito dell'herd immunity, l'herd immunity non è che ti dovrebbe non far vaccinare quella piccola percentuale, perché esiste sempre una percentuale, piccola o media o grande, di soggetti di comunità che non possono, per patologie, essere vaccinati. Per cui è anche un fatto etico, non solo personale di salvezza, ma etico verso quei soggetti immunodeficienti che hanno delle patologie particolari per cui non possono essere sottoposti al vaccino, che la stragrande maggioranza si vaccini per proteggere anche quelli che non possono vaccinarsi. Questo è fondamentale, è un concetto fondamentale. Noi vogliamo fare tutti buoni, bravi, poi ci dimentichiamo perché basta il nostro orticello. No, il nostro orticello è importante, nessuno qua è un santo, assolutamente, però bisogna capire che viviamo in una comunità e quindi abbiamo dei doveri etici che ci dovrebbero sempre indirizzare e orientare. Sì, questo messaggio è molto importante, è quello che cerchiamo di fare proprio con Focus Sanità, cioè permettere a chi ci ascolta di avere una visione chiara di ciò che succede, proprio perché la disinformazione ha creato tanti problemi e purtroppo li continua a creare. Noi, professore, ci fermiamo per un piccolo break e ci vediamo tra poco, sempre qui a Focus Sanità, con il professor Felice Nunziata.
Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati cari telespettatori, siamo qui in compagnia del professor Felice Nunziata, direttore dell'UOC di pediatria dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Stavamo affrontando insieme al professore quelle che sono le dinamiche intervenute e che probabilmente interverranno con queste ulteriori riaperture che stanno destando molte preoccupazioni. In particolar modo il focus di questa sera è rivolto verso i più piccoli. Professore, tornando alla pediatria e quindi ai bambini, come potremmo spiegare il Covid ai più piccoli? Guardi, ci pensano i media sicuramente, perché ogni giorno siamo noi, ma anche i bambini ovviamente, che fanno accesso molto ai... Sono molto social, per cui non si fa altro che questi messaggi, che sono un bombardamento continuo. Però io, a prescindere, invece di focalizzare su come si fa a spiegare il Covid a un bambino, prenderei in considerazione i problemi di tipo psicologico e comportamentale che il Covid ha sul bambino. Anche un soggetto non colpito dalla malattia, per fortuna la stragrande maggioranza della popolazione pediatrica non viene colpita dalla malattia, anche se si contagia e può contagiare. Io una volta in un forum fui costretto a smentire un collega di un'altra azienda perché voleva far passare un messaggio che poi si è visto non essere corretto, quello che i bambini non si contagiavano e non contagiavano, una cosa assurda proprio. Non dico che sono il serbatoio, ma sicuramente sono un veicolo importante. Questo a prescindere dal fatto che si ammalano in modo meno importante, sappiamo perfettamente per quale motivo si ammalano in modo meno importante, se si ammalano. Poi si possono ammalare anche di una malattia molto importante. Noi ne abbiamo avuto 3 casi, per fortuna andate tutte e 3 molto bene. Quelli che prima si assimilava alla malattia di Kawasaki, infatti sembrava, era identificato come Kawasaki-like. Poi adesso sappiamo perfettamente che sono 2 cose completamente diverse, anche se simili. E si chiama un acronimo che si chiama MISC, Multi-Inflammatory Syndrome in Covid, che colpisce il bambino, non positivo in quel momento per Covid-19, ma dopo 3-4 settimane dalla positività, casomai è diventato anche negativo, può cominciare a fare una febbre importantissima con determinate condizioni anche cardiache, ma c'è proprio una cascata infiammatoria generalizzata, per cui una malattia molto importante, che però, per fortuna, nella stragrande maggioranza dei casi, se presa in tempo e riconosciuta soprattutto, porta a guarigione. Ma, ripeto, abbiamo avuto 3 casi che ci hanno fatto un po' dannare, ma sono andati 3 bene. Tornando al discorso delle ripercussioni psicologiche sul bambino, devono andare a scuola, devono socializzare, per cui se
di adulti che hanno un senso critico, si dovrebbero avere un senso critico aumentato da questo punto di vista. E gli adolescenti che si formano, i bambini non ce l'hanno, gli adolescenti che se lo stanno formando, ma se lo formano anche socializzando, scambiandosi esperienze, e adesso per gioco forza sono impossibilitati, hanno sicuramente delle ripercussioni importanti dal punto di vista comportamentale. Non tutti alla stessa maniera, perché non siamo tutti uguali, che ci sta chi va in depressione e chi non ci va, però come facciamo? Esistono anche i soggetti deboli, i soggetti fragili. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo trovati, ci siamo imbattuti in queste situazioni che io in senso lato definirei disturbi del comportamento. A tal proposito la società di pediatria ci ha commissionato ai centri importanti italiani di aziende tipo la nostra, ci ha commissionato anche un'indagine per valutare l'incidenza aumentata proprio di disturbi comportamentali nell'infanzia, nell'età pediatrica, l'età evolutiva. Proprio l'età evolutiva è quella che mi sento di dire in questo momento, perché meglio fa capire la possibilità dei danni di tipo psicologico che si possono avere. Ecco, lei ha menzionato le scuole. Ovviamente i bambini devono andare a scuola e devono vivere la loro età. Ma la scuola ha attirato non poche critiche, essendo considerata il fulcro del contagio. Secondo lei, quanto può influire il comportamento di un adulto sul comportamento di un bambino in questa situazione? Ecco, guardi, io mi sono attirato le critiche qualche mese fa, sempre su una televisione mi sembra napoletana o Irpina, napoletana mi pare, quando tutti quanti erano garantisti, devono andare a scuola, perché non succede niente, la fonte di contagio è minore, sicuramente, ma pure nei ristoranti che si sono dovuti adeguare non ci sarebbe la possibilità, sarebbe ridotta la condizione del contagio, però sono stati chiusi, sono ancora chiusi, e sappiamo perfettamente. A scuola è ovvio, si miscela di più, per quanto si possa stare attenti, ma c'è una miscelanza tra persone e persone, bambini e bambini, maestro, professore che sia, docente, personale non docente, ma i mezzi pubblici, è tutta una catena. Io, guardi, naturalmente spero di no, ma io ho molta paura di questa apertura attuale. Ho molta paura, perché sicuramente inciderà, non è un liberi tutti, ma sicuramente inciderà sull'epidemia, sulle epidemiologie dell'epidemia, che aumenteranno sicuramente i casi. Questo è fuori di dubbio. Spero che saranno casi asintomatici, perché come dicevo prima, il soggetto giovane si ammala di meno, anche se per la variante inglese questo è vero fino a un certo punto. Però comunque certamente ci sono queste situazioni critiche che soltanto vivendo potremo sapere. Tra la rosa di vaccini che sono stati proposti finora, quindi Takis, AstraZeneca, Moderna, esistono dei vaccini adatti ad un bambino? Ma guardi, è una risposta a cui che non posso dare, perché le sperimentazioni adesso stanno cominciando sul bambino, per cui c'è il limite. La Pfizer, il vaccino Pfizer 16 anni in su, il Moderna 18 anni in su, quindi sulla stessa fase di nessuno dei vaccini, anche AstraZeneca e gli altri, hanno una sperimentazione sotto una certa età, per cui in pediatria le cose non sono sicuramente sviscerate verso questo percorso. È chiaro che prima o poi, come dicevo prima, stanno facendo una sperimentazione i vari vaccini anche nell'età pediatrica, però al momento non se ne parla assolutamente. Per quanto riguarda invece le varianti, abbiamo visto che sul territorio, insomma, se ne stanno sviluppando ogni giorno di diverse, ogni giorno ce n'è praticamente una nuova. Da che cosa dipende questo fattore a livello medico? Ma più circola il virus, più ci possono essere delle varianti, perché il virus, quando l'organismo riesce a combatterlo, parlo di organismo, non ancora vaccino,
Ovviamente, siccome non è un homus, ma vuole, è un parassita, praticamente, si nutre stando nell'organismo, quando vede i nemici, i soldati che lo combattono, sto parlando molto un linguaggio non aulico, ma spero comprensivo, praticamente si adattano contro quel nemico cercando di non farsi riconoscere. E da qui le varianti. Molte varianti, per esempio, io parlo sempre del morbillo, ce ne stanno tantissime varianti del morbillo, ma il vaccino le combatte tutte. E quindi poi più rapidamente si formano le varianti, più sono pericolose. Per tal motivo, è opportuno vaccinare a tutta forza. Si è visto che i vaccini che sono in commercio, di cui ci stiamo come dire, approvvigionando, quasi tutti combattono le varianti. Adesso ce ne sarebbe un'altra, ultima, la giapponese. Quindi ogni giorno esce una, come le diceva. E naturalmente si deve valutare se questo vaccino, se i vari vaccini riescono a combattere le varianti. Ma prima arriviamo alla famosa immunità di gruppo, meno queste varianti ci faranno paura. Beh, lo speriamo, anche perché insomma è difficile diffondere questi messaggi, soprattutto al giorno d'oggi. Spero di essere stato chiaro. Assolutamente, è stato chiarissimo. Per quanto riguarda invece l'UOC, effettivamente, quali sono le priorità al momento della pediatria? Le priorità, è sempre la stessa, cioè diagnosi, terapia e in alcuni casi anche profilassi. Sono i cardini della medicina, per cui naturalmente noi li facciamo nostri cerchiamo di attuarli nella divisione, nell'unità operativa complessa di cui facciamo parte. Per cui quello che dicevo, le varie cose, poi è chiaro che noi contempliamo anche la possibilità di alcune specialità, ma soprattutto il principio, la mission, come direbbero quelli che parlano bene, di una divisione, è quella della diagnosi e cura delle patologie per cui veniamo investiti. Per quanto riguarda invece i progetti futuri, c'è qualche idea che hai intenzione di sviluppare? Ma progetti futuri, io cercherei di migliorare quello che facciamo, perché facciamo abbastanza, però va sempre migliorato, anche alla luce di quello che è proprio la condizione di una situazione di scienza. La scienza evolve, per cui quello che era ieri sera non sarà domani, e noi non dobbiamo perdere il treno a cui dobbiamo agganciarci. Per cui quello che facciamo, si spera benino oggi, dobbiamo cercare di farlo sempre meglio domani. Quindi questo come principio. Poi gli sviluppi futuri ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo anche, ecco, avevo dimenticato, un ambulatorio di neuropsichiatria infantile, a cui tutte le cose che ho detto a proposito dei disturbi comportamentali mi sono allacciato a quello che mi dice la dottoressa che se ne occupa, perché lei il cardine di queste patologie che si stanno affacciando sempre di più. Per cui quello che mi piace dire, adesso siamo stati investiti in modo veramente... Sono onorato da questo fatto, anche se mi porterà tanti problemi anche di tipo comportamentale in reparto per i monoclonali in pediatria. Ci tengo a dire che non verranno in pediatria, ma nel percorso Covid, per cui se no avrei smentito quello che ho detto, dicendo che in pediatria non può venire un soggetto potenzialmente contagioso. Quindi ci sarà, io il sottoscritto e qualche mio collaboratore scenderanno presso i locali che sono stati adibiti alla somministrazione ambulatoriale, ripeto, dei monoclonali in pediatria, bardati in questo caso, perché è opportuno, e basta, io penso, queste sono le cose. Poi, dal punto di vista tecnologico, ci sta sempre tanto da poter attingere.
per cui però in questo momento stiamo vivendo piuttosto il contingente, devo dire la verità, perché questa situazione, come spero di aver esplicitato in modo corretto, ci sta colpendo. Bene, professore, io la ringrazio perché effettivamente con questo excursus che abbiamo effettuato insieme anche ai nostri telespettatori da casa abbiamo cercato un pochino di mettere i puntini sulle i e dunque di affrontare la dinamica delle riaperture e dunque il pericolo non soltanto per i più fragili ma anche per i più piccoli che si prospetta all'orizzonte. Speriamo insomma di aver fornito le informazioni necessarie che possono aiutare anche ad affrontare, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, la questione dal punto di vista psicologico. Badate bene che insomma anche le problematiche comportamentali in questo periodo possono dipendere molto da ciò che stiamo vivendo. Io ringrazio il professor Felice Nunziata e ringrazio voi a casa che come sempre ci avete seguito e vi do appuntamento la settimana prossima. Arrivederci.